Si prepara al decollo e riparte di nuovo. Bene, siamo contenti, eh? La donna in salvo. Polizia e carabinieri proseguono i rilievi di rito. È domenica. Di rito? Per loro, così come per noi, si lavora lo stesso. E vabbè, cavolacci vostri, eh. Non è che vi abbiamo costretti. No, no, ma al solito ottimo servizio. Grazie a Ruopolo, sempre puntuali sui interventi. Ah, e finalmente Carlo Cori, l'idolo del metal italiano, con il suo gruppo i Tarzanelli. Questa canzone è nuova però, non l'ho ancora ascoltata. Ah, si tratta di Mollami Così della Zanza Production. Beh, grande casa di produzione. Il batterista è Massimo Ceccherini con la parrucca, mi sembra di notare. La chitarrina. Mamma mia, che carisma che sprigiona quest'uomo. Un messaggio d'amore che tu, ascoltiamo, mi hai lasciato in un giorno di freddo. No, l'hanno mollato. Dove dici non ti voglio più. Allora capita a tutti, dai. Quello stesso. L'ha presa bene. Notti bianche. Bassista. Tastierista riducendo una festa a base di alcol e LSD. Dai con il ritornello. Olè. Ma si stanno esibendo alla sagra del calorifero. Fa presto. Sono pronto già per partire. Mollami, mollami così. È più melodica di Posta di Blocco, si chiamava così la canzone l'altra volta. Più melodica ma al contempo accattivante. Ottima, direi. Ed ecco il chitarrista, ma non è quello dell'altra volta. Mi sa che il Satriani dei poveri ha lasciato le penne sui binari. Ma anche questo se la cavicchia a suonare in playback, dai. Non è male, non è malaccio. Una chiara sfida a Petrucci e Dream Theater, una chiara provocazione da parte di questo chitarrista di belle speranze. Ma ecco Carlo che non mi sopporti più. Beh, avrà i suoi motivi. Io non rendo, la mia band dice io non rendo, licenze poetiche per Cori. Ma io non sono mica matto. Ma insomma, avrei un po' di dubbi. Ecco Ceccherini. Vai, grandioso. Il tastierista sempre più sveglio. Mollami così. Fa presto. Ah, bellissima, bellissima. Ma quando esce l'album di Carlo Cori? Mollami così. Un peccato che non ci sia pubblico però, perché secondo me Cori dal meglio live. Mollami così. Fa presto. Sapienti inquadrature. Purtroppo la canzone sta finendo, è un vero peccato. Ed ecco che ci si lancia in un altro solo. Non ho ancora capito cosa abbia in mano Carlo Cori, se una sciarpa o chissà cosa. Ma direi che a questo punto poco importa. Sì, sì, è tutto bellissimo. Altro che Iron Maiden, direi. Tara sta per prendere fuoco. Con chi parliamo? Oh, ed ecco Gennaro, il mitico. Ciao, cartomante. Salvatore, ascoltiamo, con attenzione. Sì, quando sei nato, Salvatore? 24 agosto 1959. Beh, un po' vecchiotto, dai. Mamma mia, ma tu di donne ne hai fatto strage qua. Lei ci date sotto sopra, ci hai fatto l'amore. Ma addirittura anche nel treno hai fatto, vedo nella stazione di Napoli hai fatto, sì, la però io dico saranno anche fatti suoi, No, nella stazione. Oh, addirittura in un gabinetto, figlio mio. No, il gabinetto no, dai. Esce proprio qua. Quanto tempo fa è successo quello che sto leggendo? Ma perché deve rovinare la reputazione con di tutti quelli che lo chiamano? Che stava in quel bagno. Come ti devo spiegare? Gennaro, no, mi devi spiegare perché hai fatto l'amore nel bagno, appunto, nel bagno di una ferrovia, che là vanno a fare tutta la pipì, sì, c'è ma... una puzza enorme. Perché, perché hai fatto la pipì? Che perché particolari hai fatto l'amore là dentro? Gennaro, una donna
La donna, mica solo la donna, la pure l'uomo, devo dire, nella stazione, figlio mio. Perché hai fatto quest'amore con un uomo pure là? No, adesso, basta, figlio mio, ma io a questo punto avrei già messo giù la cornetta. Il del pipino, lo sentivi? Pipino? E ma ci va ancora una puzzi pipì e pupuccio. Pupuccia? No. Il fratello del cappuccio? La storia seria la riuscirò a prendere. Tu troverai una donna, figlio mio. Sì, però non dirglielo. Tu troverai una donna. Ma non è disgrazia. Come diceva la lumaca, dammi tempo che io arriverò da te. La lumaca però diceva così, Non faccio amore nella merda totale, nelle pisciate della gente. Ti voglio bene. Tu non sentivi quel sgradevole profumo che usciva da quel... Madonna, ma come hai fatto? Ma come hai fatto? Prima allora, hai fatto un uomo. Aveva voglia? Hai un altro faceva due, tre volte... La relazione. Immagina, come... Ma come mai? Vabbè, non è che ci sono motivi per certe cose. Ma che ti devo basta. Dire, figlio mio? Prega un pochettino per la tua anima, perché onestamente... Prega per la tua anima. Ma c'è una bellissima canzone sottofondo. Qualcuno per Marfè? Una volta ti ha visto mentre quello ti faceva quella cosa a te, figlio mio. Ma questo quanto tempo fa è capitato? 2 o 3 anni fa. E non ti vergogni? No, Gennaro, non si vergognava non prima di telefonarti, adesso un pochino sì. Vergognati! Ecco. Tu troverai una donna e andrai molto bene. Però voglio, hai fatto troppo schifo. Posso immaginare come andrà bene dopo questa telefonata? Ma com'è possibile? Com'è possibile con quella puzzi merda che se sapevi da chi lupaglia? Io non faccio tu come hai fatto a baciò a Navaglione e non mi facevi un'altra cosa, ma non mica sì, però non era da solo, c'era anche lei che lo assecondava, non diamo tutta la colpa a questo povero uomo. 113, che 112, 112. Ah, no, 118, altro che 113 e 112. Sta delirando come di consueto. Aiutatemi voi. Tu troverai una donna, figlio mio, vai, vai. Abbiamo capito, basta, non vuole più parlarli. Ci sono due, diciamo, ragazzi che mi... che quando vado sotto un palazzo mi prendono sempre... No, palazzo di Caramaca a capo! Beh, adesso non lo prenderanno in giro solo qui ragazzi, ma suppongo tutta la cittadina. Allora, tu andrai avanti e conoscerai una brava ragazza, figlio mio. Non è che si duri. Sì, fin qua ci siamo arrivati, dai. Passerà un po' di tempo e troverai... Promettimi che non fai più certe cose, addirittura pure l'uomo, ne hai fatto pure i soldi all'uomo. Vabbè, ma l'omosessualità non è che sia un peccato capitale, Te lo prometto, non lo farò più. Per uno schifo, ti rendi conto che tu hai venduto il tuo sesso nella bocca di quello che aveva pure un molare cariato. Un molare cariato? Ti lo metto scurro! Ed ecco che cambia voce, come di consueto. Vabbè, è stata bellissima questa telefonata. Signori, io vado in privato. Ma svuoto stomaca. Sì, forse meglio, dai. Ma... ogni tanto cambia voce. Ma noi l'amiamo così, ti vogliamo bene. Grazie, Gennaro. Sempre migliore. Mecco la corrida, come vedete c'è un capodoglio che sta ballando la breakdance. Cosa sono queste flessioni? No, ma è bravissimo, molto agile. Sembra una balena che si è arenata sugli scogli.